Allora, organizziamoci perché io devo assolutamente raccontare ad Happy della super novità LOL che è appena arrivata, perché siamo il primo paese nel mondo ad avere questa novità. Mamma, che ha Barbara? Vediamo se la solita fortunella ha LOL. Vuoi parlare con Barbara? Te la chiamo? Dai, vieni, parlaci. Aspetta che sta suonando il telefono. Chi è? Oh, è Sofì! Ciao Ciungattina! Ciao! Hai visto che bella la nuova collezione delle Lola e Dolce Serie 2? Voi siete troppo fortunate, avete trovato LOL. Hai visto? Che cosa bellissima, guarda, siamo contentissime. Hai tutti LOL, io nemmeno. Sì, siamo state super fortunelle, il Lollo ci piace un sacco. Però guarda che Lollo. Abbiamo visto la tua, è un incanto. È bellissima, guarda, la nostra lei preferita. Ha trovato Metal, ci piace, è la nostra preferita. Piace? Facciamo scambio? Vorresti fare a cambio? Guarda, fosse per me, sì, pure per Lara secondo me, però abbiamo un piccolo problema. Un leggero problema. Che abbiamo Young BB che si è innamorata del nuovo Lollo e non possiamo farlo uscire di casa perché qui sennò lei piangerebbe sempre. Sono sicura che lo troverete prestissimo. E poi dopo ci allagherà a casa. Guarda, intanto magari ti raccontiamo che cosa è successo, ok? Ciao, baci a mamma, ciao ciao. Ciao. Un bacio anche a Lara, ciao. Eccolo qui, non è super, è bellissimo, è veramente super fighissimo, meraviglioso. Solo che è successa una cosa, una delle nostre LOL si è completamente innamorata. Sì, perché io sono super figo. No, veramente tutte le altre non ti hanno minimamente calcolato. Dettagli, è ok, però appunto una delle nostre LOL si è perdutamente innamorata di lui. E nel nostro canale faremo le ship del nuovo Lollo. Già mi piace questa cosa, le conquisterò tutte. Ma forse non ha capito che le altre non lo possono proprio vedere. Comunque, la novità che voglio farvi vedere oggi è questa, che voglio aprire una Air Goals Wave 2 anche su Mega Wow. Eccola la confezione delle nuove Air Goals. E davanti è cambiata la LOL perché appunto abbiamo questa meraviglia. Lei si chiama EDM BB. E il suo nome è un acronimo. Che significherà secondo te? Happy dai, mangia biscotti buoni. Ah, potrebbe essere. Ragazzi, nei commenti scrivete il vostro acrostico con queste lettere, sempre usando Happy come prima parola. Chissà, ci sarà da divertirsi. Insieme a lei ci sono Rainbow Raver, poi EDMBB, poi c'è il club delle sportive, l'Athletic Club con Pins e Splits. Che carina, una ginnasta. Poi c'è l'Opposite Club con Twang e Metal Babe, la bellissima che ha trovato Sofì. E poi ci sono il Glam Club con Prom Princess e Toad Guy, che è il Lollo che abbiamo trovato noi, e il Retro Club con queste due super capellone, MC, NIC e Valley BB. E chi troveremo qui dentro? Non resta che aprire questa LOL. Visto il frontale, andiamo a vedere il retro della nostra lacca. Ci sono 15 sorprese, c'è la LOL ovviamente e un sacco di altri accessori. Lo specchio, l'indizio, gli adesivi, la poltroncina, i bigodini, il fiocco, il biberon che in questa serie spesso è trasparente, un accessorio, la gommina, l'abbigliamento e, come ho detto all'inizio, la LOL. Pronti ad aprire? Sì, prima cernierina. Wow! Fucsia! Una delle novità di questa serie è che si apre facilmente. Ok, si intravedono gli indizi. Stavolta gli indizi hanno messi sotto. Esatto. Oh, venerdì 13. Parrucchetta e diavoletto. E l'indizio è Bad Air Day. Secondo strato. Ops, si è rotta. Dobbiamo fare un gomitolo anche con questa serie. Ecco la nostra vacca, pronti ad aprirla? Aspetta, prima di tutto le istruzioni. Voi le istruzioni di solito non le calcolate proprio, ma in realtà apritele perché guardate che c'è dentro. Ah, è vero, lo specchietto. Che fa glitterare tutto. E dopo che abbiamo preso lo specchietto, che cosa facciamo con quelle? Le faccio volare. Apriamo. Apriamo il nostro salone di bellezza. Allora, la scocchetta di questa nuova serie è unica, è tutta attaccata. Quindi è una differenza con la precedente serie Air Goals, che prima c'era una testa e un corpicino di gomma. Invece questa volta l'hanno completamente impacchettate. La cartina l'abbiamo già vista. Io intanto apro i bicodini. Oh, un fiocchettino di un colore molto carino, è un giallino delicatissimo. È dorato. Chi sarà? Ok, andiamo col biberon, apri l'altro bigodino.
Ok. Che colore è? È rosino. Allora, vi ho detto prima che alcuni erano trasparenti. Quello del maschietto, del LOL, è trasparentissimo. Questo invece è coprente, è opaco, è rosa. Con scritto pop. Mi sa che è una LOL un po' principessina, può essere? Un po' romantica? Aspetta, prima... Ma quante bustine ha questa LOL? 1000? Contiamole un attimo. 1, 2, 3, 4, 5. Più pettine e bottiglia. Posso aprirne una pure io? Ok, c'è l'altalena. Oh, io ho trovato una cosa che non vi posso far vedere perché si capisce esattamente che LOL è. Quindi ve lo tengo nascosto. Ok, apriamo questa. Io invece ho trovato l'altalena di LOL nel panchino. Una coroncina argentata. Avete già capito? Mi sa di sì. Mentre nella mia bustina ci sono delle scarpine molto molto delicatine. Le abbiamo già viste simili. Rosa con la pallina. Ok, tocca a te. Qui c'è il vestitino perché sento una gonna. Oh, che bellino, che è romanticissimo. È veramente carino. Troppo bellino tutto quanto. Ha polka dot, quindi ha pua con un fioccone davanti. Super romantico. E adesso vi faccio vedere l'ultima cosa. Questo non può che farvi capire chi è, perché c'è nome e cognome praticamente. Prom Princess. E quindi andiamo ad aprirla. Scocca rosa, bottiglia fucsia. Tutti accessori, dolcini e pucciosini. E la LOL che c'è dentro è super tenera. Guardate quanto rosa c'è. È carina da morire. È bellissima. Sembra che abbia i capelli a caschetto, ma invece li ha mega lunghi, perché ha questo super rollo. Vediamo quanto sono lunghi se li tiro. Oh, mamma mia, le arrivano sotto i piedi. Sono tanti. Pezza pettinata quanto diventa bella. Ok, tesoro, adesso ti dobbiamo spogliare. Mannaggia, se avessimo trovato il maschietto, potevamo mandarlo a Sophie. Ma è andata male. Ma secondo me lo troverà molto molto presto. Allora, Nudina non ha nessun disegno, ha soltanto i guantini. Però facciamo il cambio colore e vediamo come diventa. Ok, siccome ha i capelli, non vorrei bagnarla e inzupparla, quindi la mettiamo in congelatore. Che cos'è? Perché? Che? Cosa succede? Niente. Dobbiamo congelare 5 minuti. Ma fa freddo! Ho capito, ma se cambi col freddo, che ci posso fare io? Ma uffa! Il cambio colore c'è stato, la volete vedere? Ecco, come sempre, le LOL hanno sempre un pochino una doppia personalità. E questa LOL che è tutta confettina, rosina, delicatina, quando viene messa al freddo, guardate un po' come diventa. Super trasformazione, le è uscita una tuta, non aveva niente, zero, non si vedeva nulla, aveva solo i guantini chiari che invece sono diventati fucsia e questa tutina meravigliosa che la rende molto più, non lo so, rock, esattamente, guarda che bella, quindi... ma e che ti è successo? Lara, la stai spogliando. Ma che cosa mi sta facendo questa bambina? Happy, salvami tu. No, Happy ti può salvare, ma il problema è che adesso sei in mano a noi. Aiutatemi, aiutatemi. No, dai, ti tratteremo bene. Posso... Però ci piace molto cancellarti la tutina. Ma quantomeno mettetemi il vestito. Vabbè, va, forse hai ragione. Stita, quanto è carina, è proprio bellissima, è dolcissima, è troppo bellina, ma abbiamo visto che ha anche il suo lato un pochino rock. Visto che appunto è una principessina, anzi una reginetta di bellezza molto probabilmente, mettiamole anche la sua coroncina, eccola qui, sapete quelle tipo che vincono i concorsi e poi si commuovono e piangono. E anche la sua fascetta, mannaggia, se era un altro maschietto l'avremmo potuto mandare a Sophie, ma questa bambolina entrerà a far parte delle nostre storie. Lara, hai finito? Questa bambina fa sempre così. Sì, purtroppo sì. Ah, andiamo bene. Andiamo proprio bene. Dove sono capitata? Dove sono capitata? Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Happy, un bacione. Sophie, un bacione anche a te. Continuate a rimanere su Mega Wow. Iscrivetevi e seguite anche Barbara e Lara nel canale di Barbara d'Alessandro. E ci vediamo al prossimo video. Ma Happy è l'unicorno famosissimo di Mega Wow. Brava, è proprio lui. Ma io già lo conosco. Sono anche iscritta al suo canale. Vedi, sei appena arrivata, ma già sai un sacco di cose. Ciao Happy. Ciao. Ciao.